Appena qui giunge il sindaco e il comandante della Guardia Nazionale di Napoli, che attendo, io verrò fra voi. In questo momento vi raccomando l'ordine e la tranquillità che si addicono alla dignità di un popolo, il quale rientra deciso sulla padronanza dei propri diritti. Con questo telegramma, spedito da Salerno il 7 settembre 1860, Garibaldi, che si firma dittatore delle due Sicilie, prende contatto con Liborio Romano, ministro dell'interno e della polizia del regno borbonico. Subito le due autorità cittadine richieste da Garibaldi, e cioè il sindaco e il comandante della Guardia Nazionale, partono da Napoli per Salerno. Nello stesso giorno un apposito treno porta il leader dei Mille nella capitale, dove arriva alle 11:30. Lo precede una fama ingigantitasi nelle ultime settimane, via via che la spedizione sbarcata a Marsala l'11 maggio prosegue, a fine agosto, nel mezzogiorno continentale. In Sicilia la marcia è punteggiata dallo scontro vittorioso di Calatafimi, dalla entrata a Palermo, dal sanguinoso successo di Milazzo e dall'avventuroso passaggio dello stretto di Messina. A Napoli lo accoglie una folla enorme ed entusiasta. Garibaldi impiega oltre un'ora e mezza per raggiungere dalla stazione ferroviaria il Palazzo Angri Doria, che è la sua residenza. Il 7 settembre, scrive Garibaldi nelle sue memorie, un figlio del popolo, accompagnato da pochi suoi amici che si chiamano aiutanti, entrava nella superba capitale acclamato e sorretto dai 500.000 abitatori. Questa entrata a Napoli di Garibaldi, accompagnato soltanto da pochi fidati e con l'esercito ancora lontano, a due giorni di marcia, rappresenta veramente qualcosa di eccezionale. Non è l'arrivo di un vincitore accolto silenziosamente da una popolazione ostile, e nemmeno l'arrivo di un rivoluzionario osannato dal popolo ma odiato dalle classi elevate. Garibaldi contava sull'entusiasmo che la sua impresa aveva suscitato dovunque per superare qualunque resistenza. È vero che lo stesso Francesco II di Borbone, prima di lasciare la capitale per rifugiarsi a Gaeta, aveva dato ordine al sindaco e al comandante della Guardia Nazionale di non opporre resistenza a Garibaldi per evitare un eccidio e una rovina alla città. Ma il 7 settembre si va ben al di là di queste direttive. Garibaldi è accolto ufficialmente dai rappresentanti di un regno che stava disfacendosi. Chi tiene il discorso di occasione e dà il benvenuto a Garibaldi è Liborio Romano, già ministro dell'interno con Francesco II di Borbone e che conserverà la stessa carica nel governo provvisorio costituito subito da Garibaldi. Fu una scena carnevalesca e fantastica, scrive uno storico inglese, Henry Bolton King. In tanto clamore, naturalmente, c'è anche chi non soltanto non fa festa e non applaude il vincitore, ma ritiene che la fine del regno borbonico, per come è avvenuta, costituisca la violazione patente di ogni norma di diritto internazionale e quindi rifiuta di prendere atto della situazione creatasi a Napoli con l'arrivo dei garibaldini. Provvedono perciò a chiudere i rispettivi palazzi il nunzio apostolico e i ministri d'Austria e di Russia. Di lì a poco, il 1 e il 2 ottobre, Garibaldi consacrerà la sua fama ancora una volta con una delle sue più grandi vittorie militari, la battaglia del Volturno, aprendo così il varco alle truppe piemontesi, già in marcia verso il mezzogiorno, guidate personalmente dal re Vittorio Emanuele II.